Non sono mai partite banali quelle tra Ciriverga ed Adrense, ed anche il terzo derby stagionale conferma la regola con una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Carobbio deve rinunciare a Guerci, influenzato, e dare tra Vignali sulla linea dei mediani, rilanciando Mauri al rientro dalla squalifica al fianco di Zecchinato in attacco. Il pareggio dell'andata è una ferita ancora aperta ed il Ciriverga, per scacciare i fantasmi, parte forte, trovando il vantaggio già dopo 3 minuti. Comotti subisce fallo sulla fascia sinistra, della punizione si incarica Mauri, che calcia sul primo palo sorprendendo Miori, non impeccabile nell'intervento, che viene già oltre la linea di porta. Sulla corta ribattuta Minelli insacca ed esulta come se nulla fosse per scherzo, intestandosi la rete fino al termine della gara. Conquistato il vantaggio, il Ciriverga cerca subito di gestire la gara, faticando però sul settore di destra, dove Sané fatica ad entrare in partita. L'Adrense così alza il pressing e su un corto rinvio di Minelli conquista palla ed entrata in area con Faini, anche il calcio di rigore, piuttosto dubbio, visto che l'intervento di Cortinovis sembra colpire prima il pallone. Dagli 11 metri si presenta Bardelloni, ma il suo tiro a raso terra è preda di Viotti, bravo a deviare la sfera in angolo. 2 minuti dopo, Strada vede il movimento in profondità di Faini, servendo con il contagiro il compagno. L'esterno, a tu per tu con Viotti, calibra male il tocco di esterno destro, mandando il pallone a lato. La squadra di Carobbio si ricompatta, chiudendo bene gli spazi e lasciando che in attacco siano Pasotti e Mauri a diventare gioco con le loro serpentine. E dal 32esimo sono proprio i due fantasisti giallo-blu a prodursi in uno scambio al limite dell'area che porta al tiro Pasotti, con la conclusione che termina di poco alta sulla traversa. Nella ripresa i gialloblu spingono, ma è l'Adrense a sfiorare il pareggio all'11esimo con un tiro dal limite di Bardelloni deviato da Sané, che si impenna per poi scendere d'improvviso sfiorando la traversa. Dal calcio d'angolo che ne nasce, l'arbitro concede un nuovo rigore all'Adrense, scatenando le proteste dei gialloblu. Conclusione di Strada che sbatte contro il braccio aderente al petto di Pasotti girato di spalle. I bianconeri cambiano rigorista e Lanera a presentarsi davanti a Viotti, ma il numero uno gialloblu è strepitoso nel ripetersi deviando il tiro in angolo per la seconda volta nella partita. L'Adrense attacca a testa bassa e 2 minuti dopo è Lirli a respingere sulla linea una deviazione di Bardelloni al termine di un'azione convulsa con Vignali che poi libera l'area. Carobbio legge benissimo il momento e ridisegna la squadra inserendo Careccia e Guerci in luogo di Sané e Mauri, dando nuova linfa alla manovra. Con il nuovo schieramento i gialloblu tornano a rendersi pericolosi al 21esimo, proprio con il neoentrato Careccia, bravo a calibrare un traversone basso per Zecchinato, solo in area all'altezza del secondo palo, che manca la deviazione vincente vanificando la bella azione. Gol sbagliato, gol subito. La dura legge del calcio viene subito applicata dall'Adrense che 1 minuto dopo trova il pareggio. Bardelloni scende sulla sinistra, il suo cross è respinto da Minelli, Villa rimette in mezzo e Lanner di testa batte Viotti per l'1-1. Lirli è costretto ad uscire poco dopo per crampi, al suo posto Pizzoccolo con Careccia che scala sulla linea dei difensori. Proprio Careccia, 1 minuto dopo, al 28esimo, scende sulla fascia servendo un nuovo invitante pallone, questa volta destinato a Pasotti. Il tiro della punta trova la decisiva deviazione di Miori in angolo che nega il nuovo vantaggio al Ciriverghe. I gialloblu premono e dal 30esimo reclamano per un fallo al limite dell'area di Rossi, ultimo uomo su Pasotti. Dalla punizione di Guerci, deviata dalla barriera, nasce un cross di Cortinovis, respinto con una mano da Faini. Dinamica pressoché identica al presunto fallo di Pasotti per il secondo rigore concesso all'Adrense, con l'aggravante che Faini non è girato di schiena. L'arbitro, incredibilmente però, non saziona l'intervento, scatenando le nuove proteste gialloblu. Carobbio allora cambia ancora, osa, dà una nuova scossa alla squadra e di fatto vince la partita, dentro Joelson al posto di Comotti. Le intuizioni dell'allenatore portano subito i frutti sperati. Siamo al 35esimo, imbucata di Vignali, sponda di Joelson in favore di Pasotti che controlla e scarica un gran destro che si insacca alle spalle di Miori per il 2-1 Ciriverghe. Non passano nemmeno 10 minuti che Pasotti torna protagonista, venendo espulso al 42esimo in seguito a questo contrasto su Rossi, lasciando in 10 la squadra per il secondo giallo subito. Entra allora Loia per Zecchinato con l'intento di dar modo alla squadra di tenere palla in area avversaria e dal 47esimo, sull'ennesimo traversone di Careccia, Joelson impegna di testa Miori. Le emozioni non sono però finite, perché al 48esimo l'arbitro torna protagonista espellendo anche Andriani, reo di aver bestemmiato in una partita stracolma di blasfemie non sanzionate dal direttore di gara. La diga retta dal Ciriverghe con Joelson e Daloria in pressing continuo a tutto campo regge e non concede nulla ai rivali, portando i gialloblu ad una vittoria importantissima in chiave salvezza.
Per la prima volta dal mese di ottobre la squadra di Carobbio è fuori dalla zona play-out. La strada però resta lunga e irta di insidie, ad iniziare dalla prossima sfida casalinga contro il Lentigione.